Finisce 1-1 al Tino Primavera tra Guardia Grele, oggi in completa tenuta gialla, e Vasto Marina. Punto strameritato per i Granata, autori oggi di una prova tatticamente perfetta al cospetto dei più quotati avversari, apparsi disordinati nell'articolazione della manovra e salvati solo da una invenzione dei suoi bomber. Damiani, out di Deo e contestabile, schiera 4 fuori quota dall'inizio, con Severino e Dragani in avanti, Granata a ringhiare in mezzo al campo, Rispoli adattato a terzino e Marrone a centrale difensivo nel classico 4-4-2. 4-2-3-1 invece per Vecchiotti, con Ferreira e Luongo davanti alla difesa ed il trio avvantaggiato Ambrosecchia Gaspari a supporto dell'unica punta Cesario. Il Guardia Grele approccia bene la gara ed i Granata sono attenti a chiudere ogni varco ad avvantaggiare i compagni, che iniziano a farsi vedere dalle parti di Matricardi al nono. Sventola dai 30 metri di Luongo e sfera alta, mentre tre giri di lancette più tardi Gaspari cerca l'angolo opposto, mancandolo non di molto. Ma sono i padroni di casa che alla prima occasione fanno male. 14esimo, Granata recupera palla sulla mediana e con la difesa Vastese ferma taglia l'assist perfetto per Dragani, che non si fa pregare e mette a segno il vantaggio guardiese. Secondo centro stagionale per lui. Il 10 di casa potrebbe addirittura siglare il raddoppio al 18esimo. Stavolta è Severino a recuperare la sfera ed a far viaggiare Dragani, sinistro secco sul palo lontano e palla fuori davvero per questione di centimetri. L'11 di Vecchiotti non riesce ad articolare una reazione adeguata e per dare una scossa ai suoi il tecnico Vastese richiama un difensore, Lupo, ed inserisce Soria al 29esimo. Ma il Vasto Marina viene ancora sorpreso al 32esimo quando il lancio di Dragani innesca Severino, fermato per offside dal primo assistente. Proteste guardiesi nella circostanza, mentre 120 secondi più tardi sono i biancorossi che protestano per questo intervento di La Sorda su Soria. Tutto regolare per Zuffada di Sulmona. Il tempo si chiude ancora con le proteste dei locali per la gomitata a palla lontana di Martelli su Severino. Nella ripresa è il Vasto Marina che continua a fare un gran possesso palla, ma che a conti fatti non produce effetti benefici. L'estremo Granata continua a rimanere inoperoso anche quando Soria va in percussione, ma sul più bello perde il contatto con la sfera. Vecchiotti getta nella mischia anche Sputori al posto di Ottaviano all'ottavo, con Ferreira che va a fare il centrale difensivo. 14esimo, Dragani prova a centrare il bis da piazzato, ma stavolta la mira non lo assiste. Sull'altro fronte invece Sputori poco dopo a reclamare ancora la massima punizione per l'intervento in sandwich dei difensori di casa. Anche in questo caso il direttore di gara dice di no. Matricardi sporca per la prima volta i guantoni al 16esimo sul tiro costi di Ambrosecchia, che il numero 1 alza in angolo. Il Vasto Marina continua a non creare vere e proprie palle gol, soprattutto per merito dei Granata, che però devono capitolare al 32esimo. E d'autore la combinazione volante Soria-Sputore-Soria, con quest'ultimo che davanti a Matricardi sigla la rete dell'1-1. L'11 ospite però non riesce a dare continuità al gol del pareggio e anzi sono i locali ad avere la palla per vincere. 42esimo, i guardiesi provano ad imitare Soria e Sputore con Severino e Vitulli, con quest'ultimo che viene a trovarsi a tu per tu con la barba, ma non riesce a mettere a segno il 2-1. Finisce praticamente qui e nel dopogara Damiani è orgoglioso per la prova offerta dai suoi, mentre Vecchiotti riconosce i meriti dei Granata e promuove comunque il Vasto Marina. Come è andata la partita, se andiamo a analizzare la partita, forse l'unica vera occasione l'abbiamo avute noi, poi abbiamo fatto un bellissimo gol con Alessio Dragani. Poi chiaramente, sai, durante ci diceva un po' male, abbiamo guardato più la fase difensiva e l'abbiamo fatta molto molto bene. Nell'unica, diciamo, piccolo episodio che abbiamo sbagliato lì, abbiamo preso gol. Mi dispiace per i ragazzi perché hanno fatto una partita stupenda, una partita di concentrazione. Vecchiotti, un pareggio che le fa vedere il bicchiere come? È una squadra organizzata, ordinata, quindi è una squadra che tutto sommato non merita la classifica che ha, ci ha messo in difficoltà, noi siamo stati bravi a rimanere in partita, a cercare di pareggiare e anche di vincere, tutto sommato per noi era difficile perché erano tutti dietro la linea della palla, 8-9 giocatori dietro la linea della palla, trovare gli spazi diventava difficile. Sicuramente hanno creato dei problemi importanti, però la squadra è rimasta compatta, vogliosa e con chiaro intento di cercare di ristabilire il risultato.